Oggi abbiamo 7 atleti beccati a barare parte 2. Avete presente quei video in cui non faccio alcun tipo di introduzione? Numero 7. Dwight Howard. Nell'NBA, come in qualunque sport, è proibito mettere qualunque tipo di sostanza sulla palla. Ma questo naturalmente ad Howard non fece né caldo né freddo. E nella partita di quasi 3 anni fa tra i Rockets e gli Hawks lo fece. In the game and Millsap's telling him to look at the ball. Non stanno esagerando, quando uno dei giocatori ricevette la palla si accorse subito che c'era qualcosa di molto appiccicoso sopra, anche se Howard non l'aveva applicato direttamente sulla palla. Prima di entrare in campo, il giocatore si applicò una generosa quantità di colla spray nelle mani, sostanza che si trasferì poi alla palla. Quello che usò, se fai attenzione, è una di queste bombolette di colla spray, un adesivo di marca Stick Gum. Gli arbitri lo dissero chiaramente, lo stick gum è illegale. A Dwight la cosa sembrò simpatica, non ci fece molto caso e nonostante fossero certi che fosse stato lui, continuò tranquillamente la partita. Oltretutto, Howard rilasciò un'intervista dicendo che non capiva come mai fossero tutti così agitati perché stava usando lo stick gum da 5 anni. Eccolo lì. Quel tizio lì ha le palle quadrate. Comunque sia, usare colla nell'NBA mi sembra un poco inutile. Sì, da una parte ti aiuta nella presa e potrai fare molte più cose con la palla, ma allo stesso tempo ti darà fastidio nei momenti di lancio. Cioè, da una parte ti dà e dall'altra ti toglie. Numero 6. Michael Pineda. Sempre di cose appiccicose parliamo. Sapete bene che ad alti livelli ogni piccolo e singolo dettaglio può spostare l'ago della bilancia, mentre a medio e basso livello è quasi irrilevante. Voglio dire che anche se Magnus, uno dei migliori giocatori di scacchi, mi lasciasse muovere 2 volte nel mio turno, non credo proprio che riuscirei a vincere. Mentre io sono intento a pensare al miglior modo per perdere, lui starà pensando alle giocate che farà nelle partite dei prossimi 2 mesi. Comunque, tornando al baseball. Come dicevo, qualunque piccolo dettaglio può portare enormi vantaggi o svantaggi. Per questo motivo, l'uso di resina di pino in questo gioco è molto limitato. Magari nemmeno i fan di questo sport sapranno a cosa serve, ma è molto semplice. Oggigiorno i giocatori usano i guanti per avere una presa migliore. Ho visto che qualcuno non li porta o che ne usa solo uno, ma parlando in generale, i guanti sono molto comuni. Prima era tutto il contrario, nessuno portava i guanti, e anche se può sembrare più comodo, in un clima freddo e secco avrai molta più difficoltà nella presa. Provarono anche delle bende, ma capirono presto che la resina di pino era molto più efficace. Divenne così popolare che inclusero nelle regole fino a dove si poteva mettere la resina. Se oltrepassavi quel limite si considerava barare. Bene, il regolamento specifica che la resina si può applicare per 45 cm dal manico. Molti approfittarono della difficoltà di misurare 45 cm esatti ad occhio nudo per metterne un po' di più. Nella maggior parte dei casi non dicevano nulla. 1 o 2 centimetri erano accettabili, ma 15? 15 no. George Brett ha l'onore di essere nella breve lista dei giocatori espulsi per colpa di questa regola. Dei 45 centimetri permessi, lui ne usò 60. Un po' troppo, non credi? La squadra avversaria, gli Yankees, se ne resero conto subito, ma non dissero nulla. Se Brett avesse fatto una brutta partita, avrebbero lasciato correre, mentre se faceva qualcosa di buono si sarebbero lamentati. E lo fecero perché Brett fece un home run. Ma nonostante questo, gli Yankees persero lo stesso quel giorno. Quindi, usare la resina di pino non è vietato. È vietato spalmarla su tutta la fetta biscottata. Ora, tornando a Michael Pineda, se quella resina funziona per il battitore, immagino funzioni anche per il lanciatore, anche perché quei poveracci non usano nemmeno i guanti. Certo che funziona anche per il lanciatore, il problema sta nel fatto che funziona fin troppo bene. Quando applichi la resina sulla mano, come fece Michael, hai una presa così buona che riesci a dare molto più effetto alla palla. Una palla con molto effetto è difficile da battere. E anche quando riesci a batterla, la traiettoria diventa più complicata da calcolare. Michael Pineda si era messo un po' di resina sul collo. Dato il colore della sua pelle, su di lui in lontananza sembrava solo un po' di sudore, ma se ti avvicini un po', si nota chiaramente. Per questo lo sospesero per 10 partite. Nelle regole specificano che non si possono fare cose come portare la mano alla bocca per renderla umida o passarsi la mano fra i capelli. Una cosa che fanno frequentemente è consumare la palla con le unghie. Si sa che una superficie irregolare rende meno stabile la rotazione e così si dà più effetto alla palla.
Poi ci sono i geni come numero 5, Niekro, che fu beccato a consumare la palla con una limetta per le unghie. Vediamo un po' cosa nascondi lì. Niente. Ops, questo non è mio, lo giuro, non lo stavo tenendo per un amico. Non puoi doparti come tutto il resto del mondo, ma anche se esiste questa cultura, come direbbe il caro nostro amico Armstrong, rimane comunque un modo di barare. Numero 4, Brandon Jennings. Nella pallacanestro i tiri liberi li fa solitamente il giocatore che ha subito il fallo, ma si vede che Brandon Jennings disse ad Andrew Bogut: tu lascia tirare me, vedrai che non se ne accorgeranno. Il piccolo dettaglio che sia bianco e io nero non ci aiuta, ma fidati di me. La cosa divertente è che l'arbitro non si rese conto dello scambio e Brandon riuscì a tirare una volta. Subito dopo i giocatori dell'altra squadra gli fecero notare che il giocatore che ha subito il fallo ha la pelle un pochetto più pallida. Brandon aveva l'80% di successo nei tiri liberi, mentre Bogut, diciamo che faceva del suo meglio, che è quello che conta. Numero 3, Sammy Sosa. Quello che è successo e che non sarebbe dovuto succedere è che ho preso la mazza sbagliata. Era la mazza che usavo per fare pratica. Mi sono sbagliato, scusate. Questa fu la scusa di Sosa quando la mazza che utilizzava si spezzò durante una partita, rilevando che quest'ultima fosse stata truccata. Questo ti suonerà familiare se sei un fan dei Mythbusters e hai visto il capitolo dedicato ai miti del baseball. La mazza non era completamente in legno, avevano sostituito il centro con un materiale più leggero. Facendo ciò, avevano i benefici logici di avere una mazza più leggera, e ciò comporta una reazione più rapida. Ma avendo meno massa, colpirà la palla con meno forza, e per di più c'è appunto il rischio che la mazza si spezzi. Manipolando la mazza in questo modo sacrifichi la forza per la velocità, e sembra essere che per sbaglio Sammy Sosa scelse proprio la velocità. Numero 2, Marion Jones. Sì, bene, barare di tanto in tanto è stupido, tanto vale barare durante tutta la tua carriera, come fece appunto Marion Jones, un'atleta americana molto amata, simbolo di orgoglio che all'improvviso divenne motivo di vergogna, perché, come ho detto, non fu solo verso la fine della sua carriera per aiutarsi a vincere qualche medaglia in più, ma lo fece durante tutta la sua carriera. Non fu un attimo di debolezza dove si lasciò sedurre dalle sostanze anabolizzanti una sola volta, fu debole sempre. O come minimo non credeva di essere capace di vincere qualcosa senza l'aiuto della sua buona amica la chimica. Anche se l'accompagnava un'ombra di sospetti lungo tutta la sua carriera, non la smascherarono fino a quando non la consacrarono come una delle atlete migliori del mondo. Peccato che la favola finì nel 2007. Poteva rimanere con tutti i premi che fosse riuscita a guadagnare da sé, cioè in poche parole rimase senza nulla. Numero 1, Ben Johnson. Torniamo di nuovo ai giochi olimpici. Ben vinse la medaglia d'oro nei 100 metri, ma sappiamo già come stanno le cose. Doping, anabolizzanti, e che lo fanno tutti i miei amici? E se tutti i tuoi amici si lanciano dalla finestra anche tu lo fai? Un classico. Rimase senza titoli, senza medaglia, senza record, senza poter gareggiare per anni e, la cosa peggiore, senza onori. Nei giochi di Seoul dell'88, Ben risultò positivo al doping dopo aver vinto l'oro nei 100 metri. E se fa male perdere una medaglia d'oro, fa ancora più male perdere due record mondiali appena stabiliti. Sarebbe tornato a gareggiare appena possibile, ed è qui che chiunque avrebbe accettato la realtà e ammesso le proprie colpe con l'obiettivo di migliorare come sportivo e andare avanti. Ma lui, quel periodo, lo passò a pensare in quale modo si sarebbe doppato al suo ritorno. E con le sue enormi palle cubiche lo fece. Nervoso per aver appena perso una gara per colpa di un inciampo, Ben disse che tutti i finalisti fossero doppati, e ovviamente lui risultò nuovamente positivo. O gli altri sono molto più furbi e hanno trovato un modo per non risultare positivi, oppure il suo ego è così enorme da pensare che nessuno possa batterlo senza doping. In quel momento si pensò di lasciarlo completamente escluso dalle gare a vita, ma poi si decise di riammetterlo, che tanto nessuno avrebbe voluto gareggiare più con lui, quindi poteva correre solo per cercare di stabilire record individuali. Ma anche se corri da solo, siccome sono tempi che rimangono registrati ufficialmente, anche in quei casi ti fanno i controlli. E indovinate un po', non si tirò indietro nemmeno questa volta, e per la terza volta risultò positivo. Beh ragazzi, questa si chiama coerenza. Ebbene ragazzi, spero che il video sia stato interessante, se è così vi invito a lasciare un like. Vi invito inoltre a passare dal mio profilo Instagram e seguirmi, mi chiamo jeff-torres.m. E detto ciò, ci vediamo nel prossimo video.